20.000 metri quadri di spazi espositivi, oltre 600 aziende provenienti da tutta Italia e 50 eventi in programma tra convegni, seminari e workshop. Sono i numeri del MEXPE, la fiera delle tecnologie per l'industria, che è in corso di svolgimento a Bari presso la nuova Fiera del Levante. Una 3 giorni che si concluderà sabato 30 novembre, completamente dedicata alla fabbrica intelligente che da ben 18 edizioni si tiene alla Fiera di Parma ed organizzata per la prima volta nel capoluogo, con l'obiettivo di offrire una panoramica completa sul sistema industriale del futuro, anche nel centro-sud. Connettività globale, innovazione, robotica sono infatti fattori sempre più decisivi per le piccole e medie imprese di oggi e di domani. La manifestazione apre così una finestra sul mondo dell'innovazione, offrendo un'opportunità di incontro tra imprenditori e operatori del settore. Tra le aziende presenti a questa prima edizione, la Universal Robot, società danese con sedi anche in Italia, leader mondiale nella robotica collaborativa, arrivata a Bari per esporre la sua intera gamma di cobot, vale a dire robot che non sostituiscano, ma che affiancano l'uomo nel lavoro in fabbrica. Qui finalmente possiamo presentare sul territorio, con questa occasione di MEXPE Bari, i nostri prodotti che sono appunto robot collaborativi, cioè robot antropomorfi di ultima generazione che possono aiutare le imprese, anche in particolare le PMI, ad essere più produttive, più competitive e soprattutto dargli flessibilità. Qual è l'ultimo arrivato in casa Universal Robot? L'ultimo arrivato è l'UR16E che stiamo presentando in anteprima nazionale proprio in questa fiera. Un robot che ha un carico al polso di 16 kg e uno sbraccio orizzontale massimo di 900 mm. La robotica è sempre più il futuro per le imprese italiane, anche qui nel sud Italia. Assolutamente sì, l'automazione aiuta le imprese a essere competitivi, a ridurre i costi, a essere comunque sempre più flessibile, crea soprattutto nuove opportunità professionali, nuove competenze, anzi invito anche i giovani a investire il loro tempo e il loro percorso di studi in questa direzione, in quanto c'è grandissima richiesta e c'è una grossa veramente offerta di posizioni lavorative che purtroppo non sempre sono colmate da adeguate preparazioni al mondo dell'educational.